Buongiorno bimbe, buongiorno bimbi, buongiorno genitori e chiunque vedrà il video. Allora, oggi faremo insieme tre esercizi ispirati al Tai Chi. Ma partiamo dalla lettura di una frase dal libricino della saggezza. Riesci a parlare? Ok. Ed ecco qui il nostro libricino, sede di tante frasi che possono ispirare la nostra giornata. Vediamo quella che uscirà oggi per noi. Puoi avere tutto ciò che vuoi, se lo vuoi davvero tanto. Devi volerlo con una forza travolgente, che partendo da te si unisce all'energia che ha creato il mondo. E la ripetiamo insieme. Io dico un pezzetto e voi mi seguite. Puoi avere tutto ciò che vuoi. Se lo vuoi davvero tanto. Devi volerlo con una forza travolgente, che partendo da te si unisce all'energia che ha creato il mondo. Benissimo. E la ripetiamo ancora una volta insieme. Puoi avere tutto ciò che vuoi. Se lo vuoi davvero tanto, devi volerlo con una forza travolgente, che partendo da te si unisce all'energia che ha creato il mondo. Benissimo, grazie libricino della saggezza. Sempre spunti molto interessanti. E adesso, sentendo questa forza che partendo da noi si unisce all'energia che ha creato il mondo, ci mettiamo con i piedi belli piantati in terra, immaginando il filo d'oro che ci unisce al cielo. Parte proprio da qui e ci unisce al cielo, e sentendo tutte le parti del corpo, piedi, gambe, come stanno le gambe, la parte del busto, il petto, le braccia, le mani, il collo, tutto il viso, la nuca e la testa tutta, e anche le orecchie. Come sta il nostro corpo? Ci sono dei posti in cui c'è un po' di tensione? Se la sentiamo, possiamo muovere un pochino, scaricare quella zona, muovendola con delicatezza. Benissimo. E ora partiamo con la prima posizione, che si chiama il gallo cedrone. Come funziona? Mano destra davanti all'altezza più o meno del naso. In questo modo. E insieme faccio salire anche il ginocchio. Vedete, la mano a questo punto sarà un po' oltre la testa. E il ginocchio è in alto. E rimango così per 30 secondi. Proviamo, eh? Dieci. Venti. Lentamente scendo, sciolgo il braccio, sciolgo un pochino anche la gamba e mi ripianto ben salda e saldo a terra. E poi lo faccio con la sinistra, mano sinistra su all'altezza del naso e
Poi comincia a salire verso l'alto, seguita dal ginocchio. E teniamo la posizione. Dieci. Venti. Trenta. Scendo lentamente e sciolgo un pochino tutto il corpo. Sciolgo, 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 sciolgo. Benissimo. Ricontatto quella forza che a partire da me si unisce all'energia che ha creato il mondo, mi ripianto bene in terra e passiamo al secondo esercizio. Immaginate di avere tra le mani una sfera che può avere qualsiasi tipo di colore. Qualsiasi grandezza è la vostra sfera. Immaginate di sentirla, di guardarla. E portate le mani una di fronte all'altra, tenendo la sfera saldamente tra le mani. E a partire da qui, la mano destra si gira verso l'alto e la mano sinistra si gira verso il basso. Senza forzare, lasciando le braccia morbide. E poi ritorno al centro, a tenere la sfera. E cambio mano sinistra con il palmo rivolto verso l'alto, mano destra con il palmo rivolto verso il basso. Respirando profondamente. E torniamo al centro. E lo rifacciamo dall'altra parte. Palmo destro verso l'alto. Palmo sinistro verso il basso. Respiri profondi. Braccia morbide. Ritorno al centro, alla mia sfera e ricambio. E l'ultima volta tutto in silenzio. Un bel respiro, inspiro verso l'alto e butto fuori l'aria e tolgo tutto ciò che non mi serve per questa giornata. Tutto, 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 via, 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 tutto ciò che non serve.
schiettiamo un pochino sulla testa, come se ci stesse piovendo in testa. Picchietta, picchietta, picchietta. Goccioline, goccioline, goccioline. Goccioline, goccioline, goccioline. Ah, benissimo. E passiamo all'ultimo esercizio, l'arciere. Con la mano destra prendo una freccia. Mi giro. Incocco la freccia. Scelgo un punto ben preciso verso il quale scoccarla. Prendo la mira, tendo bene l'arco e lascio. E torno al centro. E giù. Con la mano sinistra prendo la freccia. Mi giro. Incocco la freccia nell'arco. Prendo la mira scegliendo un punto preciso verso cui lanciare la freccia. Tiro, 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 tiro. Un bel respiro. E lascio. E torno al centro. E lo rifacciamo da tutte e due le parti. Prendo la freccia. Mi giro. Incocco la freccia. Scelgo verso dove lanciarla. Prendo la mira, tendo bene l'arco e scocco. Benissimo. E ancora. Prendo la freccia con la mano sinistra, la incocco nell'arco, scelgo un punto verso cui lanciarla, tiro, 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 tiro e lascio. Benissimo. E a questo punto potete sciogliervi un pochino. Se volete rifare anche gli esercizi, sciogliamo un po' tutto quanto, con i polsi, la testolina che si muove un po', il busto, le gambe. Ognuno ed ognuna come vuole. Facciamo un bel respiro. Pugno destro, mano sinistra, avvolgo, inne e buona giornata.